Li chiamano wet market, mercati bagnati, perché il sangue degli animali macellati sul posto bagna i pavimenti su cui poggiano le bancarelle. Sono le immagini dell'associazione Animal Equality a raccontare come animali selvatici ed allevati pronti per il macello convivano in gabbie troppo anguste dove non è difficile far proliferare virus e malattie. Questa era Wuhan, pochi giorni prima della pandemia. Oggi la Cina ha vietato il commercio e il consumo di carni selvatiche, ma non sono pochi, denuncia Animal Equality, i mercati rurali che continuano a sfuggire ai controlli. E così accade in diversi paesi del sud-est asiatico, Cambogia, Thailandia, Laos. Ma anche India. Mario Tozzi, buonasera, geologo volto di Rai 3, di Sapiens, che tra l'altro comincerà sabato prossimo, poi vedremo di che cosa si occuperà. Riccardo Iacona, ciao, altro volto ciao, di Rai 3, presa diretta. Buonasera e bentornato a Federico Rampini, che torna con noi negli Stati Uniti. Allora Mario, ma abbiamo la certezza che il coronavirus sia originato in questi mercati di animali vivi, oppure ancora davvero non sappiamo com'è nata questa pandemia di Covid-19? No, non sappiamo se è stata originata lì. Quello che sappiamo è che a Wuhan, nel senso in quei mercati, in quel mercato del pesce in particolare. Sappiamo però che l'analisi di questo SARS-CoV-2 ha mostrato che ha caratteri dei pipistrelli, che sono i maggiori portatori virali al mondo. Un quarto delle specie di mammiferi sono pipistrelli, sono milioni di anni che stanno qui, dunque loro hanno trovato l'equilibrio epidemiologico con i virus, e del pangolino malese, che potrebbe aver fatto da ospite serbatoio per il passaggio. Che però è un'ipotesi. Dal punto di vista genetico questo è abbastanza dimostrato, non sappiamo bene come, ma consideriamo che le ultime 11 pandemie, AIDS compresa, sono originate da pipistrelli e da un ospite, che nel caso dell'AIDS era lo scimpanzé, questo l'abbiamo visto, con diversi spillover, diversi salti. Addirittura prima dell'AIDS è all'inizio del XX secolo, ci ha messo 12 volte per poter arrivare all'uomo. Dunque sappiamo che nascono da lì, dalle nostre attività ambientali scellerate nelle foreste. Levi terreno alla foresta, ci metti una periferia urbana, un allevamento intensivo, una monocultura, e lo stato di stress in cui entra quella fetta di mondo naturale provoca queste cose. Senti, lo spargimento di sangue che abbiamo visto in questi mercati dove gli animali vengono macellati davanti agli occhi di chi poi va ad acquistare la loro carne, quanto favorisce la trasmissione da specie a specie? Ecco, qui, cioè da specie animale a la favorisce senz'altro. L'AIDS per esempio è conclamato che il primo, diciamo, a portarlo è stato un cacciatore di scimpanzé, perché lì mangiano anche quelli. Parliamo dell'Africa stavolta, e quindi sappiamo che è un cacciatore che evidentemente si è ferito e poi ha portato la malattia. E in questo caso forse bisognerebbe ancora approfondire, ma è chiaro che quei posti lì comunque sono dei luoghi in cui le malattie si moltiplicano senz'altro, è un amplificatore potentissimo, poi c'è la città che fa il resto. Noi parliamo dei mercati degli animali vivi che ci sembrano tanto lontani perché sono in Oriente, però dobbiamo dire che anche noi abbiamo le nostre responsabilità e che
che potrebbero diventare in qualche modo, lo chiedo a tutte e due, anche incubatori di nuove pandemie, che sono gli allevamenti intensivi? Beh, lo sono stati intanto, nel senso che le ultime influenze aviarie e suine le più importanti, l'ultima suina, voglio ricordare, ha provocato una pandemia che per fortuna poi si è autoestinta, si sono tutte originate nei grandi allevamenti intensivi, dove naturalmente una volta che il virus entra ha grandissima facilità di sviluppo, perché ci sono 10-15 mila animali, dove gli animali che vivono lì hanno un sistema immunitario depresso per le condizioni in cui vivono, e dove anche, diciamo, sono animali geneticamente uguali sostanzialmente, perché sono prodotti in batteria, e quindi una volta che il virus ha trovato la chiave per entrare dentro, e adesso ultimamente tra l'altro ci sta, è pochissimo raccontata, ma l'influenza aviaria ha ripreso moltissimo con gli animali selvatici, la fauna selvatica, e quindi tutti si aspettano che le prossime pandemie deriveranno da lì. Ecco, quanto è alto il rischio che dopo questa arrivi un'altra pandemia nel giro di poco tempo, insomma, una volta... altissimo, come lo era anche prima di questa, solo che noi l'abbiamo bellamente ignorato. È altissima perché rimangono permanenti le condizioni di innesco, cioè in pratica, se la voglio stringere proprio, la deforestazione e in parte anche il cambiamento climatico. Si è visto che la maggior parte di questo coronavirus incorporato dai pipistrelli è stato scatenato anche dal fatto che, divenendo più secche delle zone di foresta, diventando giungla, sono più ospitali per i pipistrelli che portano questo patrimonio di coronavirus proprio nel sud-est asiatico e nel sud-est della Cina in particolare. Dunque siamo certi che questo è il punto d'inizio, è questo, non ci sono laboratori in cui si è manipolato. Tu escludi categoricamente chi studia queste cose. Sì, chi studia queste cose, però insomma poi il mondo si è anche un po' diviso su questa questione, diviso, che questo virus non sia stato creato volontariamente in laboratorio, ma sia sfuggito però, in qualche modo, diciamo, al controllo dei cinesi. Qui ci vuole il metodo scientifico. La pandemia è un fenomeno fisico, si guarda con i metodi scientifici, cioè con la letteratura scientifica, e non c'è evidenza di questo in nessun articolo, quindi lo escluderei. Prima di tornare da Federico Rampini, perché voglio anche un po' capire poi quanto pensiamo che la Cina ci abbia raccontato un sacco di bugie e quanto invece ci fidiamo anche del fatto che poi è stato consentito a questa organizzazione, questi investigatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di andare a cercare di scoprire l'origine di questo virus con molto ritardo, perché quando la Cina ha aperto le porte era già tutto un po'... Tutta una partita molto falsata, Solamente la racconto, ma con tanti conflitti di interesse e tanti punti interrogativi, nel senso che la trattativa per andare a fare le cosiddette investigazioni indipendenti è stata molto lunga con la Cina. La Cina ha imposto il veto sulle persone, gli scienziati che sarebbero dovuti andare lì, ha imposto le condizioni, non ha dato l'accesso ai dati che molti scienziati chiedevano potessero essere visti. Tra questi scienziati cosiddetti indipendenti c'era anche Peter Daszak, che è il presidente della Eco Health Alliance, che è un'organizzazione privata no profit che si occupa proprio di pandemie, ma che è uno dei principali collaboratori economici del laboratorio di Wuhan, perché ha finanziato le ricerche. Tutta la parte che riguarda l'RATG13 e le scoperte fatte nella grotta dello Yunnan, che erano state tra l'altro scoperte non dette dai cinesi, ma da una rete di scienziati. Sono state in qualche modo ostacolate. Non ti puoi proprio avvicinare tu oggi alla grotta di Yunnan, e sono spariti dove due stavano enormi... quei pipistrelli che dove tutto è nato, perché gli scienziati di Wuhan erano lì che andavano a raccogliere i campioni e poi li portavano a Wuhan. Quindi la grande domanda delle domande che si pongono tutti quanti: come sia stato possibile che dalla grotta dello Yunnan questo virus poi sia andato a finire proprio a Wuhan, la New York della Cina, a 1900 km di distanza, dove ci sono 13 laboratori che lavorano, di cui almeno 3 sulla Gain of Function. Quindi tu non sei così convinto come no, Mario? No, io dico che l'OMS stessa quando è tornata ha detto che sia successo un incidente di laboratorio è molto improbabile, ma non lo possiamo provare. Ha mantenuto aperte le 3 opzioni, e di fronte alle critiche di moltissimi scienziati lo stesso capo dell'OMS ha dovuto dire: guardate, una vera e propria indagine investigativa non è stata possibile. Ma io dicevo che non è stato fabbricato in laboratorio, certo, che poi sia accaduto qualcosa di questo. Che non è stato fabbricato consapevolmente, ma Federico Rampini sembra così lontana, ormai non seguita anche più negli Stati Uniti, che pure sono stati molto critici nei confronti, hanno accusato
chiaramente la Cina di non voler collaborare per scoprire la verità, ma secondo te dobbiamo in qualche modo rinunciare alla possibilità di conoscerla, di sapere con certezza come è nato questo Covid-19? Ma guarda, non ci sta rinunciando né il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né il suo segretario di Stato Anthony Blinken, che ancora di recente ha chiesto con molta insistenza in modo ufficiale che siano fatte nuove indagini sull'origine cinese del virus. Quindi non era quella, diciamo, una posizione strumentale di Donald Trump legata alla sua guerra fredda con la Cina, la guerra dei dazi. È rimasta di fatto la posizione anche di questa nuova amministrazione democratica, e su questo già sono volate accuse, scintille, perché i cinesi reagiscono molto molto male. Vorrei ricordare un aspetto, perché siamo veramente in una nuova guerra fredda. I cinesi a casa loro hanno diffuso, e c'è dietro la manina del governo, nulla accade in modo spontaneo, hanno diffuso delle controteorie del complotto del tipo che in realtà il virus lo avrebbero esportato gli americani, che ci sarebbero stati i militari, addirittura dei militari americani a portarlo in Cina. Poi a un certo momento hanno alimentato un'altra teoria ancora, secondo cui erano degli alimenti surgelati importati dalla Germania. Scandinavi addirittura, il salmone scandinavo a un certo punto si è parlato. Il salmone scandinavo. Sarebbe arrivato quindi, in Cina. Di tutto e di più. Comunque il tema ufficialmente a Washington non è sepolto, e la posizione di questa amministrazione democratica americana è che la Cina ha mentito, ha nascosto, ha insabbiato, diciamo, e che vogliamo saperne di più. Però, ma questo ne siamo un po' convinti tutti, al di là dell'amministrazione americana. Ha detto una cosa ancora più grave, ha detto che quel rapporto dell'OMS potrebbe essere stato scritto a più mani con i cinesi dentro, che ci sono entrati anche nel contenuto della relazione. Però, quindi è stata gravissima la sua cosa. Secondo me non meraviglia, guardando appunto le ultime 11 zoonosi, che sono compresa SARS-CoV-1 e dall'AIDS che ricordavo prima, NIPAC, MERS, tutte quelle che abbiamo visto, hanno tutte queste origini qui, diciamo naturale, però dalle nostre attività di predazione ambientale. Questo ormai lo sappiamo per certo. Che poi qui ci siano intervenuti altri fattori non sposta il fatto che dobbiamo lasciare in pace quel mondo lì, e se non vuoi andarlo, vedere circolare sta roba. Il nostro vaccino sta nella conservazione e tutela del mondo naturale, di cui questo non lo ci sappiamo. Stiamo occupando, no, per direi me. Proprio di no. Ecco, andiamo a vedere, dopo il mercato degli animali vivi, quello che invece avviene in tutti i paesi diciamo come il nostro, ma sicuramente anche come gli Stati Uniti, che sono lo sfruttamento, diciamo, degli animali negli allevamenti intensivi. E anche questo ve lo devo dire, tra l'altro c'è anche un pezzo preso proprio da un'inchiesta di Presa Diretta, e anche queste sono immagini davvero raccapriccianti. Campania, l'allevamento delle bufale per la produzione della mozzarella. Animali immersi nelle feci e nel fango. Con gli zoccoli cresciuti a dismisura per le mancate cure mediche. Farmaci somministrati senza controlli veterinari. Bufalini maschi, improduttivi, abbandonati morti nei recinti. Lombardia, terra bresciana, dove si concentrano gli allevamenti di suini, 4 milioni di animali ogni anno destinati al consumo di carne. Ecco come vivono, topi nei recinti insieme a feci e cibo. Maiali non curati con escoriazioni e fratture, esemplari malati lasciati morire insieme ai compagni sani. Nel 2020 in Italia si sono macellati 580 milioni di capi, il 95% proveniente da allevamenti intensivi, grandi stabilimenti dove la luce è accesa anche di notte, come questo nel nord Italia, dove entriamo insieme al gruppo investigativo della LAV. Uno sterminato tappeto giallo.
non vedranno mai la luce del sole, perché questi animali devono mangiare, devono nutrirsi, devono crescere il più velocemente possibile. La Pasqua appena trascorsa, camion dalla Romania verso l'Abruzzo, carichi di agnelli. Viaggiano stipati in spazi insufficienti. Non hanno acqua, non vengono nutriti. Mario Tocci, possiamo dire che questi nostri allevamenti intensivi sono l'equivalente del mercato degli animali vivi, dei wet market che ci sono in Estremo Oriente? Lo sono anche dal punto di vista dell'incubazione delle malattie, sì, naturalmente certo. Non sono tutti così, però l'idea certo. Bucolica del pascolo in cui una coppia di mucche ha un ettaro, come dovrebbe essere, e si nutre a erba, non a cereali, questa scordiamocela, perché per nutrire tutte le persone questo succede. Questi sono eccessi che non permettono agli ecosistemi naturali attorno di reggere. E noi pensiamo che questa carne sia come un materiale, come il legno, la plastica, cioè non pensiamo che sono animali senzienti, peraltro, se uno volesse pure guardare questo aspetto, e oltretutto in condizioni igienico-sanitarie e anche di salute per noi precarie, cioè una cosa che non so come possiamo pensare che il mondo di domani potrà reggere ancora questo tipo di impatto. Ecco, vogliamo ricordare che tra l'altro proprio rispetto al coronavirus c'è stato quel caso del uomo che ha infettato il visone. I visoni a loro volta che hanno infettato l'uomo. Hanno infettato l'uomo. E certo, e noi ci siamo andati lì a vedere con Lisa Iotti, impressionante la storia, proprio per questo doppio passaggio da uomo animale, animale uomo, che rende cioè, in maniera plastica, esplicita, il rischio enorme che questi grandissimi allevamenti, perché anche quelli erano grandissimi allevamenti, possono provocare dal punto di vista dell'incubazione della malattia. E ha fatto saltare in aria un sacco di biologi e scienziati nel mondo che si preoccupano che questo tipo di passaggio con altri animali, con gli animali domestici, con i visoni selvatici, perché finché c'hai gli allevamenti li uccidi tutti e va bene, ma se questa cosa passa ai visoni selvatici sono dolori, perché... Ecco, ma questa questione del passaggio dal visone all'uomo è avvenuta anche in Cina, se non sbaglio. Questo si dice, però non sappiamo... Si dice, naturalmente non abbiamo prove neanche di quello. È l'unico testimoniato veramente, anche quello danese per la verità, ed è il punto in cui se questo animale scappa o se questo virus va fuori da lì, si rifugia in qualche altro ospite serbatoio, muta, e quando lo ritrovi non è più quello che ci avevamo, e questo è il problema principale che sta alla base di questa cosa. E poi qui non parliamo neanche di produzione di carne, abbiate pazienza, fatemelo dire, parliamo di un bene di lusso pellicce. Di cui possiamo fare tranquillamente a meno, non c'è alcun dubbio. Allora Federico Rampini, ma quanto non c'è ancora la consapevolezza, diciamo, nel mondo di quello a cui rischiamo di andare incontro con una certa regolarità? Insomma, finora la pandemia ci sembrava qualche cosa, no? Pensavamo alla peste del 300, quando è stata? Oppure al 1918 con... Sì, perché non abbiamo visto... Ci sembrava potesse appartenere a un film di fantascienza l'ipotesi che in qualche modo tutto il mondo fosse tenuto sotto scacco dall'arrivo di un virus che si contagia così rapidamente da uomo a uomo. Questo però non ha in nessun modo cambiato il nostro approccio a un certo tipo di sviluppo che continua a essere uguale a quello di 2 anni fa, insomma, quando tutto ciò ci sembrava impossibile. Sì. Ma dunque io distinguerei 2 aspetti, perché se parliamo delle le scene raccapriccianti, disgustose, sia eticamente che dal punto di vista sanitario che avete mostrato degli allevamenti intensivi, qui purtroppo ci si scontra con un problema che è il costo degli alimenti, cioè quel modello lì, che è un modello sicuramente inaccettabile, patogeno, però ha consentito per esempio di sfamare il 1 miliardo di cinesi che oggi hanno una dieta molto ricca. Ormai il cinese ha una dieta ricca di proteine, si è abituato a mangiare carne, carne di maiale, carne di manzo, pollo. Ho visitato io in Cina un allevamento di polli che era 10-100 volte quello che avete mostrato voi, disgustoso. Da allora ho smesso di mangiare carne di pollo, sono terrorizzato dall'idea di ingerire della carne di animali trattati in quel modo. Però
però purtroppo è sono quelle economie di scala che hanno consentito di sfamare gran parte della popolazione. Ci sono dei modelli alternativi, per esempio gli indiani, la seconda nazione più popolosa, ormai quasi a eguaglianza con la Cina, sono abbastanza più vegetariani e la via del vegetarianesimo in parte, tra l'altro, ha molte meno nefandezze dal punto di vista ambientale, perché oltretutto gli allevamenti di animali sono anche un modo distruttivo di alimentarsi in termini di emissioni di CO2. Certo. Invece l'altro tema che tu sollevavi, forse questa volta le pandemie invece ci avranno insegnato qualcosa in termini di prevenzione, perché io voglio ricordare un aspetto importante. Quei paesi che sono stati meravigliosamente efficaci nel contenere questa pandemia, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Singapore, Hong Kong, tutti quanti erano stati scottati molto ma molto più di noi dalla SARS nel 2003. Cioè hanno studiato molto bene la lezione della SARS del 2003, perché per loro era stata molto più grave che da noi. Certo, da noi. Quindi a volte si impara. Però sai, è un problema di limiti. Se tutti gli indiani di cui dicevamo prima volessero mangiare il pesce che mangiano i giapponesi, no? Mettiamo che non vogliono più la carne e vogliono il pesce che mangiano i giapponesi, solo per gli indiani ci vorrebbero 100 milioni di tonnellate di pescato all'anno, che è quasi tutto il pesce che si pesca. Cioè questo sistema si basa solo sulla ineguaglianza sociale. Io posso mangiare queste cose perché qualcun altro non ci avrà accesso, se no il limite delle risorse sarebbe già fuori, e questo che non ci rendiamo conto. Ora è quasi la giornata della Terra, forse sarebbe bene ricordarsi. Ecco, allora, prima di chiudere però voglio tornare all'origine del nostro ragionamento. Secondo voi dobbiamo rinunciare in qualche modo, a distanza ormai di più di un anno dall'inizio di questa pandemia, che chissà poi quando, secondo te quando è originata in Cina? Parlavano della fine del 2019, no? Sì. Noi l'abbiamo saputo a dicembre. Sarebbe stato dopo l'estate, dicono, ma adesso non saprei. Dobbiamo rinunciare comunque alla possibilità di conoscere davvero la verità? No, io credo di no. Penso che questo, soprattutto la scienza, lo potrà ancora fare, perché si andrà ancora più a fondo nel vedere la varietà dei virus e come ritornando indietro, siamo riusciti a ricostruire il primo spillover dell'HIV che è successo nel 1908. Credo che si potrà ricostruire anche questo. Tu che dici, Riccardo? Io dico che finora, diciamo, rispetto alle altre epidemie da coronavirus, SARS si è trovato quasi subito, dopo pochi mesi, l'animale ospite. In questo caso non si è trovato. Questo è un virus che si è presentato subito molto infettivo, appena ha cominciato a circolare, con delle proprietà inclusive, cioè capacità di entrare all'interno del corpo umano attraverso la furina, lo spike, molto molto forti. È la domanda delle domande alla quale dobbiamo trovare una risposta, per capire come funziona questo coronavirus, che non è sempre quello, che adesso sta continuando a cambiare finché circolerà questo. Ci saranno le varianti, ci saranno le varianti, e così via, e per combattere le pandemie del futuro.